rettore del Politecnico, il professor Giovanni Azzone, a cui abbiamo chiesto di fare da coordinatore del progetto Casa Italia e in particolare la parte che riguarda la prevenzione sia per gli edifici pubblici che privati, il dissesto idrogeologico, la qualità della vita nelle nostre periferie, all'interno di un progetto, del progetto complessivo di Casa Italia, che comprende in forte interazione con queste tematiche altre tematiche come quella delle infrastrutture, sia di trasporto che energetiche che ambientali, che di telecomunicazioni, pensata alla banda larga, insomma un progetto complessivo che rende il nostro paese fino in fondo la casa degli italiani, dove gli italiani possono vivere e lavorare al meglio. Chiedo al professor Azzone di darci un po' il suo punto di vista dopo questa mattinata di intense consultazioni e le prime indicazioni sul lavoro che ci attende. Prego, Rettore. Grazie al sottosegretario. Direi che è stata una mattinata di colloqui molto proficua, perché abbiamo riscontrato un fortissimo interesse da parte di tutti i soggetti portatori di interesse a vari livelli a collaborare a un progetto importante per il Paese e una condivisione della rilevanza di questo progetto. Direi che sinteticamente si è confermata una logica di organizzazione delle attività future che vorremmo concentrata su quattro tipi di azioni fondamentali. Una prima è quella della messa a regime delle informazioni sul Paese. Noi abbiamo oggi tante fonti di informazioni, a volte parziali, a volte incomplete. Vorremmo metterle a sistema con un ruolo di coordinamento della Presidenza del Consiglio e aiutare una lettura di queste informazioni con le cosiddette tecnologie dei big data, in modo da renderle fungibili per le scelte delle priorità politiche. Una seconda linea di azione riguarda la qualità degli interventi che vengono fatti a fine preventivo, quindi l'obiettivo è quello di sviluppare una serie di linee guida di intervento con il coordinamento del gruppo di lavoro, il cosiddetto G124 del senatore Renzo Piano, con l'obiettivo sostanzialmente di fare in modo che gli interventi che si faranno per ridurre il rischio del nostro Paese siano interventi che consentano una forte vivibilità dei luoghi, in cui vorremmo non limitarci a delle azioni, tra virgolette, cartacee di scrittura di manuali, ma esemplificare con alcune realizzazioni concrete come si può intervenire in sicurezza migliorando anche la qualità dell'abitare. Un terzo intervento riguarda il tema dei finanziamenti e delle procedure di intervento. Ci sono molte misure che il Governo ha già messo in campo. L'obiettivo è rileggere le procedure in modo da massimizzare la semplificazione delle attività e cercare di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia di questi interventi. Lascio per ultimo una quarta linea di intervento, non perché sia la minore, anzi forse la più importante, che è quella di un intervento formativo che usi anche le possibilità offerte oggi dalle nuove tecnologie. Noi dobbiamo formare tante cose, dobbiamo formare dei tecnici, dei professionisti che con continuità siano aggiornati su come si interviene sul nostro Paese. Dobbiamo formare degli amministratori pubblici in modo tale che rappresentino una committenza di qualità quando commissionano interventi per gli edifici pubblici, che sono per noi una priorità, ma dobbiamo formare anche una coscienza e una conoscenza nella popolazione, in tutti noi, a partire dal sistema scolastico, che spieghi come le emergenze devono essere affrontate. Quindi vorremmo un quadro formativo che coinvolga 60 milioni di italiani e su questo pensiamo di attivare la Scuola Nazionale di Amministrazione perché diventi il soggetto più importante. Ovviamente sono delle linee generali. Contemporaneamente con il sottosegretario De Vincenti stiamo definendo la struttura, lo start-up della struttura che dovrà realizzare tutto questo. Speriamo di essere operativi in tempi molto brevi. Grazie. Grazie professore. Ci sono domande? Va bene. Allora, molte grazie a tutti per l'attenzione. Vi aggiorneremo presto sui nostri lavori. Grazie.